Ciao, siamo al Fruit di Bologna e siamo qui con Manuel Dall'Oglio. Manuel, ci puoi raccontare un po' il lavoro? Ne abbiamo scelto uno in particolare. Quello che è più interessante da far vedere. Esatto. Perché nasce per essere visto. Si presta alla mostra. Si presta alla mostra, tra l'altro è stato fatto proprio per la mostra. Cioè noi, sono sia questo che l'altro progetto che abbiamo, che è completamente diverso, li avevamo lì in cantiere, perché noi siamo grafici, non siamo editori. Li avevamo lì in cantiere da tanto tempo, poi quando abbiamo saputo che c'era Fruit è stato lo stimolo per uno, per l'altro abbiamo proprio pubblicato in 100 copie in tipografia, e questo qui invece abbiamo realizzato il prototipo. E da dove nasce questo lavoro in particolare? Sì. Entrambi i libri sono dello stesso fotografo, che è un nostro amico, lui vive a Barcellona. Questo libro in particolare è nato per testimoniare per il lavoro di questa compagnia teatrale bielorussa, che è nata per denunciare i crimini contro la popolazione in Bielorussia. E quindi era importante, cioè quando abbiamo visto le foto abbiamo pensato che era molto importante fare qualcosa, perché loro più sono visibili, più sono visti, più sono famosi, più sono protetti, perché proprio a causa di questo loro lavoro sono stati perseguitati, arrestati, picchiati, spariti, e sono scappati all'estero, lì hanno avuto un grande successo, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, però, e quindi se la passano un po' meglio, perché quando hai i riflettori puntati stanno più attenti a farti del male. Però non è mai abbastanza, ad esempio in Italia non sono conosciuti, vorremmo che venissero anche qui, quindi un libro su di loro è comunque un altro, nel nostro piccolo, un aiuto a dargli visibilità e quindi proteggerle in qualche modo. Pensi che l'occasione del Fruit sia una bella occasione di mettere in mostra? Assolutamente sì, perché siamo riusciti a fare solo un prototipo, perché è un progetto un po' ambizioso, non è come l'altro che è piccolino, questo per le caratteristiche del design ha un impatto sui costi, ci vuole un budget sostenuto per pubblicarlo. E quindi, nonostante sia solo un prototipo, qui molta gente lo vede, tutti quelli che stanno visitando la mostra, che sono in tanti, e in più domani sera ci sarà una conferenza dove possiamo parlarne, quindi anche se poca gente verrà a ascoltare questa conferenza, l'obiettivo è raggiunto, cioè stiamo parlando di questa compagnia alla gente e in qualche modo così li aiutiamo. Benissimo, grazie Manuel. Prego. A presto.